Giovanni Memovia, come fare per diventare studenti di successo nell'anno nuovo? Se ti sforzi, non potrai mai essere uno studente di successo, perché l'unico successo che funziona è quello senza sforzo. Ma prima, lo sapevi che negli anni 80 Michael Lotito ha mangiato un aeroplano Cessna 150? Come ha fatto? Lo ha spezzettato in pezzi microscopici e ne ha masticati un po' ogni giorno per 2 anni. Controlla, è la verità. È morto a 57 anni perché si esibiva mangiando vetro e metalli. Ma cosa c'entra essere studenti di successo con questa storia? Lo capirai tra poco. Torniamo alla nostra agenda nuova di zecca per il nuovo anno. Potremmo dire che questo video rientra nella categoria Plan with me, perché se lo guardi tutto ci dedicheremo a pianificare obiettivi per il nuovo anno, ma in modo da fare meno sforzo possibile per raggiungerli. Mi interessa molto come organizzare, pianificare, essere produttivi. Ci sono un sacco di video sul canale che completano quello che dirò in questo video e ce ne saranno altri su questo, quindi iscriviti al canale, fai clic sulla campanella se vuoi vederli tutti. Stavolta facciamo una cosa una volta per tutte, perché è tempo di rimettere le cose a posto. L'inizio dell'anno è un momento ideale per un sacco di idee, buoni propositi. Il motivo? Il rinnovamento. Ci lasciamo dietro il passato, no? Quindi, che ne so, perdo 3 kg, faccio meditazione tutti i giorni, corro 2 volte a settimana, studio per dare 4 esami al mese per la prossima sessione e simili. Sono cose che non portiamo quasi mai a termine e questo costa, perché ti demotiva, ti fa sentire senza controllo e ti toglie tempo e soldi. Virtualmente puoi addirittura arrivare a pensare: sono una persona inconcludente, io sono fatto così. Io almeno mi sentivo così prima di riuscire a scrivere il primo libro, che si chiama I 3 mostri da uccidere all'esame. Beh, lasciami dire che non sei fatto così, non sei una statua di gesso sotto una campana di vetro. Mi sono chiesto perché alcuni riescono e altri no. Ho fatto un po' di esperimenti, ti dico le 3 cose più importanti che sono uscite fuori da questi esperimenti. La prima è una rivelazione sconvolgente: la forza di volontà è limitata. Quindi il primo obiettivo per avere meno problemi di studio è prendere delle abitudini, così non devi usare la volontà. E come si fa? Organizza la tua settimana decidendo quali cose fare ogni giorno. Una attività al giorno, non una all'ora. Come con dei Lego dello stesso colore, un colore al giorno, che compongono la tua settimana di 6 colori diversi. E teniamo anche un giorno per gli imprevisti. Prova subito e nota come ti senti. Diminuisce subito lo stress, hai più energia, più serenità, un senso di controllo. E siccome concludi in breve tempo le cose, la percezione di autoefficacia aumenta. Se ti interessa questo argomento, scrivimelo nei commenti e ci farò un video dedicato. 2. Ho una proposta fighissima per questo anno. Vedere questo anno come fosse un videogioco con le tue regole. Lo scopo è fare più punti, prendere i bonus, superare i livelli e sconfiggere i mostriciattoli. Stabilisci i punti che fai per ogni cosa. 1 ora di lezione, 1 punto. 10 pagine di libro, 3 punti. E ogni mostro o disturbatore che riesci a sconfiggere, 5 punti. A fine giornata vedrai quanti punti hai totalizzato. Fai il calcolo, la somma. Quali sono i mostri da sconfiggere? Quelli interiori che ci disturbano, che conoscono le nostre aree scoperte e sanno dove colpirci. Ti faccio degli esempi. Quello che non mi fa alzare la mattina e non mi fa vivere alla luce del sole, mi fa fare tardi la sera. Quello che mi fa cazzeggiare sui social. Quello che mi fa fingere di essere occupato. Quello della paura di non farcela, di perdere o che mi venga tolto qualcosa. Credimi che più ti togli di mezzo questi mostri e disturbatori,
meno difficoltà di studio hai, con meno sforzo raggiungi il successo in qualunque cosa desideri. Ho parlato nel dettaglio dei mostri e dei disturbatori nel libro I tre mostri da uccidere all'esame. Soluzione 3. Negli anni ho scoperto una cosa molto importante che nessuno dice. Anche quando fai il corso Memovia, il metodo di studio più figo del mondo, a volte non riusciamo a essere studenti di successo perché stiamo trascurando qualcosa di basico. Non è questione di motivazione, neanche di metodo, è che ci mettono proprio i bastoni tra le ruote. Il professore malefico, i contrattempi, un casino col partner, un esame che non va come vorresti. Allora sai che ti dico? Decidi di essere un carro armato corazzato. È una tipologia di studente che dice: non darò mai più la possibilità a un evento esterno di decidere per me della mia vita, di quello che riesco a fare. Dedico tutte le mie energie a passare anatomia. Perché queste frasi? Perché così c'è un cambio di prospettiva. Non sei più la vittima degli eventi, della sfiga. Non hai paura del fallimento, un contrattempo, un'imperfezione. Tu sei un carro armato corazzato, indistruttibile, inarrestabile. Puoi fare cose che sembrano impossibili un pezzetto alla volta, come mangiare un aereo. Nel libro parlo di questi ostacoli come lo stregone, il giullare e le serpi. E ne ho anche parlato in diversi video qui sul canale. La verità è che a volte crediamo di essere molto più deboli, indifesi, rallentabili di come siamo. Applichiamo da oggi queste cose per un mese. Ti garantisco che riuscirai a fare tutto quello che devi e puoi, più in fretta, nel tempo che ti prefiggi, senza procrastinare. Quindi con più tempo libero anche per la tua vita sociale e per lo sport. In modo organizzato, avendo tutto sotto controllo, con sicurezza e perciò diminuendo lo stress e le ansie. In molti propongono di risolvere le difficoltà di studio e lavoro con abitudini a mio parere un po' estreme, tipo regolare il sonno col sonno polifasico, diminuire le ore, svegliarsi molto presto la mattina. Oppure fare cicli di studio e pause prestabilite. Avere abitudini alimentari sane mangiando cibi improponibili che non si caga nessuno, tipo l'avocado. O essere iperorganizzati e studiare 12 ore al giorno. Ma è veramente il caso di essere dei piccoli automi? Davvero queste regole così rigide hanno tutta questa importanza? Magari per alcuni tipi di studente funziona tutta questa regolatezza. A me sembra un po' ossessiva e non sono il solo a pensarlo. E poi parlando con tanti studenti che riescono a fare gli esami senza stressarsi, a quanto pare loro tutte queste regole non le seguono. Ho parlato in tanti video di libertà e trovi i link in descrizione. Senti, le cose che ho detto in questo video le fai già. Pensa alle ultime cose che hai portato a termine. Agli ultimi esami o anche nella tua vita privata, dimmi che non stavi seguendo inconsciamente queste indicazioni, senza tutte le regole da automa. Quando invece hai avuto problemi di studio, stavi usando probabilmente dei metodi sbagliati. La prova è che sei qui perché cerchi una soluzione e sei sulla strada giusta per questa soluzione. È una bella sensazione. Ti giuro, essere più produttivo, sorridente, attivo, dare gli esami è una decisione. Decidere significa tagliare via le altre possibilità. Quindi scegli subito di dare una sforbiciata col passato. Trasformiamoci in esempi di uomini e donne di successo. Spero che questo video ti abbia fatto sentire davvero uno studente di successo. È tutto nelle tue mani e da oggi puoi pianificare il tuo nuovo anno, stare al passo con lo studio senza problemi, senza sforzarti troppo. Se ti interessa diventare uno studente di successo, iscriviti al canale, lasciami un commento qui sotto per chiedermi qualcosa, per raccontarmi il tuo modo di organizzarti e darmi un consiglio sui prossimi argomenti da trattare o semplicemente per dirmi cosa ne pensi. Io rispondo sempre. Il nuovo anno inizia oggi. Ci vediamo nel prossimo video, carro armato corazzato.